Salve a tutti ragazzi e bentornati su Quei Due sul Server 2. Siamo su Far Cry 3 e me l'avete richiesto a gran voce. Ragazzi, non è che io non voglia fare gameplay su Far Cry 3, il problema è che pensavo di averne fatti abbastanza e che quindi farne altri vi annoiasse, però a quanto pare non è così e quindi mi invitate a nozze. Oggi ci facciamo una bella caccia all'uomo. Un pirata sta creando problemi in una spiaggia nelle vicinanze. Onora il Rakiat uccidendo con un pugnale. Bene, allora, il problema come al solito di queste missioni è che bisogna utilizzare il pugnale, cioè non va bene nessun altro tipo di arma, va bene soltanto il pugnale per uccidere il capoccia perlomeno, poi tutti gli sgherri li possiamo fare secchi come meglio crediamo. Allora, cosa piuttosto importante in questa missione è il fatto che a quanto pare si svolgerà su una spiaggia, quindi non avremo molte coperture, a mio avviso. Andiamo a vedere la situazione quale sarà. Porca troia, avevo perfettamente ragione, non abbiamo coperture. Bene, avviciniamoci in maniera circospetta, senza farci scoprire, o perlomeno proviamoci. Dovrebbe essere quello, l'accampamento dei pirati. Allora, abbiamo un cecchino là sopra. Vaffanculo, un altro cecchino lì nascosto tra gli alberi. Un corazzato. E il capo che se ne sta tranquillamente davanti alla porta. Quindi se... ecco. Cecchino. 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 Tre cecchini, un corazzato. E il capo. Questo è l'organico dei miei nemici. Allora, io sono come tentato di fare un'operazione un po' complessa, un po' lunga, ma che dovrebbe garantirmi una certa possibilità di successo. Allora, proverei ad aggirare il problema in questo modo. Io vi ricordo che sto giocando con il gamepad, ragazzi, in modalità difficilissima, cioè il massimo livello di difficoltà per Far Cry 3. Quindi non è facile e quindi mi tocca spesso e volentieri ricorrere a strategie un po' contorte per non farmi ammazzare. Allora, qui c'è un cecchino, che possiamo eliminare in silenzio, perfetto. Lì c'è il suo collega che è totalmente ignaro della mia presenza. Due, e adesso facciamo secco anche l'ultimo cecchino. Perfetto. A questo punto l'unico problema potrebbe essere il corazzato, ma noi del corazzato in realtà frega cazzi. Perché? Ok ragazzi, vado. Oddio, ce n'era un altro, me l'ero scordato. Meno male che un rincoglionito non si è accorto di niente. Allora, una cosa molto carina da fare, visto che è durato troppo poco questo scontro fra me e questi deficienti, sarebbe di andare in cerca di una ulteriore missione. Ok, ci facciamo un'altra bella caccia all'uomo. Oh, giusto qui la bacheca. Tracchete. Allora, vediamo. Un pirata si è impadronito di una fattoria per coltivare droga. Onora la tradizione Rakiat, uccidilo con un pugnale. E poi rivenditi la droga, immagino. Comunque sia, andiamo a cercare il piratazzo che dovrebbe trovarsi da queste parti. Sì, lì in alto. Non so se convenga arrivarci a piedi, madonna quanto è lontano. Aspettate ragazzi, magari ci si arriva più comodi con un'auto. Tacche, 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 eccola qua. L'auto strafiga. Va bene, mi piace. Ok, sperando che io non mi schianti. Minchia se corre sta macchina. Fantastica.
Oh, ho anche azzeccato la strada, ragazzi. Direi che siamo arrivati in zona. Ok. Piano piano. Come cazzo? Merda, tenevo la macchinetta in mano, non potevo. Oh cazzo. Che brutto inizio di missione, ragazzi. Oh, calmi, calmi, calmi. Allora. Uff. Ok, non sanno dove sono. Quando ti trovo ti sgozzo, frase tipica dei pirati di quest'isola. Che culo, ho beccato subito il capo. Bene, so dove è il capo, adesso posso anche rilassarmi. Rilassarmi per modo di dire, perché qui... Porca troia! Muori, vaffanculo. Oh cazzo. Granata per te. Come granata per me? Oh, anch'io! Oh! Catroia! Questi stronzi tirano granate a cazzo. Non sanno dove sono e tirano granate. Gliel'ho ucciso davanti. Capolavoro. Dai, è rimasto soltanto il capo. Questa me la devo giocare bene, ragazzi, eh. C'è soltanto il capo. Non devo rischiare di ammazzarlo. Perché devo ucciderlo col coltello. Che ha detto? Non ho capito se ha lanciato una granata. No! Lo stanno uccidendo i Rakiat! Sì, capolavoro! Non mi era mai successa sta cosa. Sono arrivati i Rakiat. Bellissimo. Oddio, ragazzi, ma è un capolavoro uno dietro l'altro. È rimasto zoppo il Rakiat, si è buggato nel muro. Ah, vedete, però si liberano dai bug. Ma sta davvero zoppicando, si sta cagando sotto. Sono nato per farlo. Ok, allora io direi che anche questa partita può essere definita soddisfacente, anche se l'inizio è stato davvero da nubo schifoso. Cercavo di accoltellare uno tenendo in mano la macchinetta, madonna, che brutta figura di merda. Comunque, noi ci vediamo al prossimo gameplay, fatemi sapere se vi siete stancati di questi episodi su Far Cry 3, fatemi sapere se preferite per la prossima volta magari una missione di caccia normale all'animale, oppure una missione che vi devo dire, la conquista di un avamposto. Fatemi sapere e io cercherò di accontentarvi.